Vedremo adesso come con l'applicazione delle discipline analogiche sia possibile interagire autonomamente e dialogare attraverso la decodifica di questi linguaggi, di questi veri e propri codici emotivi, con il proprio inconscio. Bene, abbiamo qui Daniele che gentilmente, ecco, si presta per vedere questa comunicazione con l'inconscio. Ecco, andiamo a vedere come si può comunicare con lui e mettersi in contatto, va bene? Ecco, prima però di comunicare, che cosa andiamo a comunicare col nostro inconscio? Ecco, allora andiamo a definire innanzitutto se c'è un tuo obiettivo, un tuo focus. Vediamo un attimo, ecco, in questo caso, Daniele, cosa vuoi migliorare, ottimizzare nella tua vita? Vediamo un po'. Comunicazione in ambito lavorativo, in ambito professionale lavorativo. Va bene, quindi migliorare proprio la comunicazione, benissimo. Allora, a questo punto, ecco, per comunicare col nostro inconscio e quindi chiedergli, ecco, di, diciamo, patteggiare, così dire, perché con lui si può proprio negoziare, quindi dargli delle emozioni per avere in cambio appunto un miglioramento, come nel tuo caso, ecco, proprio un aspetto, diciamo, di qualificazione della tua comunicazione nel campo lavorativo. Ecco, allora cerchiamo di comunicare con il conscio e quindi abbiamo bisogno di facilitare appunto la sua sensibilizzazione, quindi entrare in contatto, come si fa appunto con un amico al quale magari vogliamo telefonare. Ecco, andiamo prima a comporre il numero sulla tastiera del telefono, così in questo caso, ecco, vediamo di comunicare con l'inconscio, come? Non certo usando la tastiera del telefono, ma in una maniera diversa, usando appunto il modello di comunicazione analogica non verbale, che fra l'altro tu hai avuto modo anche di conoscere proprio attraverso le dimostrazioni precedenti, e in particolar modo quindi impiegherai con una facilità la chiave d'accesso. Ecco, ti ricordi la tua chiave d'accesso, sì, per comunicare con l'inconscio? Bene, allora incomincia a farla proprio per attivare il tuo inconscio, va bene? Perfetto. Ecco, benissimo, comincia ad attivarla, bene, chiudi bene, benissimo, ecco, come vedi e come meglio senti, esatto, hai avuto la spinta del corpo in avanti, quindi questo vuol dire che il tuo inconscio ha gradito appunto questo simbolo, ecco, che tu hai fatto, l'asta nel cerchio. Ecco allora che adesso il tuo inconscio si è attivato. Per dare, come dire, conferma di questa attivazione, ecco, poi porti anche, diciamo, già una domanda per facilitare questa comunicazione, questo dialogo con lui. Allora, puoi appunto chiederti: caro inconscio, vero o falso che mi chiamo Daniele? Anche perché così hai un parametro sicuro di riferimento, se effettivamente ti dice la verità o no. Allora, chiudi gli occhi per mantenere, ecco, la concentrazione su di te e incomincia a chiederti: vero o falso che mi chiamo Daniele? Caro inconscio, è vero o falso che mi chiamo Daniele? Bene. Vedi che ti dice sì con la spinta del corpo in avanti, fai l'opposto. Caro inconscio, è vero o falso che mi chiamo Luigi? Metti un altro nome, esatto, benissimo, ti dice no. Allora, ecco, allora a questo punto possiamo anche, allora, sapendo che dando del cibo emozionale buono al nostro inconscio si può ottenere un suo aiuto, ecco che in questo caso allora tu puoi ottenere, ecco, in cambio proprio di questa comunicazione, di questo cibo emozionale che tu darai adesso, ecco, un miglioramento della tua, in questo caso, interazione nel campo lavorativo professionale. Bene, allora procediamo pure e impostiamo quello che possiamo definire il negoziato, cioè questa interazione appunto con l'inconscio attraverso appunto questo patteggiamento. È un dout des, cioè ti do delle emozioni in questo caso perché tu in cambio, ecco, possa darmi questa
migliore situazione di relazione, quindi farmi sentire più sereno, più fiducioso, ecco, quando appunto mi trovo nel campo professionale lavorativo. Benissimo, allora dirai, ecco, caro inconscio, in cambio del servizio emotivo che ti darò, tu mi aiuterai a migliorare la mia efficacia, in questo caso comunicativa, in ambito professionale. E a questo punto, attenzione, vediamo, inizia a diciamo, riporti questa domanda per vedere se lui è effettivamente pronto a negoziare con te. Allora, caro inconscio, Caro in inconscio, cambio in del cambio servizio del emotivo che ti darò, sì, servizio che ti darò, benissimo, emotivo, emotivo. tu mi aiuterai a migliorare la mia efficacia comunicativa in ambito professionale? Tu mi aiuterai a migliorare l'efficacia comunicativa in ambito professionale? Bene, ti dice di sì, benissimo. Allora, a questo punto andiamo oltre e procediamo andando a vedere qual è l'antefatto storico, cioè quell'evento a causa del quale, ecco, tu ancora oggi hai bisogno di migliorare questa efficacia comunicativa nel tuo ambito professionale. E allora andremo a chiedere proprio in particolar modo quando è accaduto questo antefatto storico, perché l'inconscio effettivamente ti porterà, vedrai, a proprio focalizzare l'evento, anzi addirittura andremo a vedere anche proprio il periodo esatto nel quale è accaduto a partire appunto dalla tua età, va bene? Ecco, tu hai... Tra 28 l'altro, anni. ricordiamo, ecco, 28 anni, quindi considereremo anche la metà degli anni e a partire da quello andremo a definire un attimo l'anno, ma attraverso proprio la comunicazione col tuo inconscio. Bene, allora andiamo a chiedere, caro inconscio, quando è accaduto l'antefatto storico o evento a causa del quale tu oggi hai bisogno di migliorare l'efficacia della tua comunicazione in ambito professionale? Allora, andiamo a vedere, caro Caro inconscio, inconscio, quando è accaduto quando è l'antefatto accaduto storico l'antefatto o storico o evento evento a causa del quale tu oggi a causa del quale tu oggi hai bisogno di migliorare l'efficacia della tua comunicazione in ambito professionale? hai bisogno di Migliorare migliorare la tua l'efficacia efficacia della comunicazione in in ambito ambito professionale. professionale. Ecco, e quindi andiamo a chiedere quando è accaduto. Allora, è accaduto, in questo caso consideriamo la metà degli anni, quindi a partire, visto che lui ha 28 anni, prendiamo come punto di riferimento la metà dei suoi anni, quindi 14 anni, e andiamo appunto a chiedere, allora, è accaduto prima o dopo i 14 anni? È accaduto, allora, prova a chiederti, è accaduto prima o dopo i 14 anni? È accaduto prima o dopo i 14 anni? Allora, adesso vediamo, è accaduto prima dei 14 anni? Vero È accaduto prima dei 14 anni? o Vero falso? o falso? Ti dice no. Allora è accaduto dopo i 14 anni? È accaduto dopo i Vero o 14 falso? anni? Vero o falso? Vedi, ti dice di sì. Benissimo. E andiamo a focalizzare sempre di più fino a trovare l'anno. E allora è accaduto da 14, facciamo a 20 o da 20 a 28? È accaduto da 14 a 20 anni o da 20 a Vediamo un 28? po', 14-20, vero o falso? 14-20, vero o falso? No, allora vai sull'altro. È È accaduto accaduto fra i 20 e 28 anni, 20. vero o falso? Sì, bene. Allora vai avanti, andiamo sempre a restringere di più il campo fino a trovare l'anno. Quindi 20, 24, mettiamo 24, quindi andiamo a vedere, è È accaduto da accaduto 20 fra i a 20. 20 e i 24 Sì. anni, vero o falso? Sì, bene, andiamo a restringere il campo. Da V è accaduto. È accaduto fra i 20 e i 22 anni, vero o falso? Bene, andiamo ancora di più, ormai ci siamo quasi. Vero. È accaduto a 20 anni, vero o falso? Sì, proprio 20 anni, benissimo. Allora, a questo punto, ecco, andiamo a chiedere.
sempre di più andiamo a delineare, ecco, le caratteristiche, diciamo, anche emotive che hanno caratterizzato appunto questo evento. Con chi è accaduto? In relazione a un soggetto maschile o in relazione a un soggetto femminile? Andiamo a vedere un po'. Allora, con chi è Con chi accaduto? è caduto? Con un soggetto In relazione a un soggetto in relazione al maschile? soggetto maschile? Vero o Vero o falso? falso? No. Allora, è accaduto in relazione a un soggetto, vai, È femminile? caduto in relazione a un soggetto femminile? Vero o falso? Sì, ti dice di sì. Allora andiamo a vedere di proprio chi si è trattato. Allora, si è trattato di un genitore, si parte sempre dal genitore e poi via via si va, diciamo, ampliando la cerchia delle conoscenze, diciamo così. Quindi, è accaduto in relazione a un genitore, È vero o accaduto falso? in relazione a un genitore, vero o falso? Diciamo, si è trattato di un parente, Si è trattato di vero o un falso? parente, Vero o vero o falso? falso? No, ti dice no. Allora, si è trattato di un conoscente, vero o falso? Si è trattato di un conoscente, vero o falso? No. Vediamo, hai parlato del campo lavorativo, professionale. Andiamo a chiedere, si è trattato di un collega di lavoro, vero o falso? Si è trattato di un collega di lavoro, vero o falso? Un collega di lavoro. Benissimo. Si potrebbe anche chiedere per caso, ti ricordi, caro inconscio, il nome di questo collega? Vero o falso? Potrebbe al limite uno se lo può anche chiedere, può darsi anche che tu, cioè, non te lo ricordi e andiamo comunque avanti, perché quello che conta a questo punto è andare proprio a riviversi le emozioni che abbiamo provato. Ecco, in quell'evento, in quell'antefatto storico così significativo per il nostro inconscio. Allora, infatti, andremo proprio a dire, caro inconscio, a questo punto vai a rivivere le stesse sensazioni ed emozioni di quel momento. Ovviamente, tu, Daniele, proverai quelle tue sensazioni, insomma, quello che hai vissuto. Ecco, chiaramente può darsi che, no, chissà cosa avrai vissuto con questo collega, qualcosa, e quindi ti andrai a rivivere proprio quelle stesse sensazioni. Quindi mantieni chiusi gli occhi per facilitare sempre la concentrazione su te stesso, va bene? Proprio per andare a sentire quell'emozione. Allora vai a chiedertelo. Allora, caro inconscio, più che chiedere qui è proprio sollecitare, ecco, che l'inconscio ti aiuti a rivivere quelle stesse sensazioni ed emozioni. Allora vai a dire, caro Caro inconscio, ecco, inconscio, aiutami a rivivere. E rivivi anche tu insieme a me le stesse sensazioni ed emozioni di quel momento. aiuta a rivivere le stesse sensazioni ed emozioni di quel momento. Bene, e adesso te le vai a risentire, anzi per facilitare proprio questo stato emotivo, puoi fare anche il simbolo che piace molto al tuo inconscio, ti ricordi? Fai l'asta, esatto, la porti qui, esatto, e così. Vai proprio a risentire, ecco, puoi anche ridirtelo ancora, caro inconscio, risenti le stesse sensazioni ed emozioni di allora, riportami a quel momento, rivedendo magari anche l'ambiente, ecco, la situazione, il collega col quale appunto mi sono trovato a comunicare. Bene. Daniele sta rivivendo in silenzio le sue emozioni. Rivivi tutto quello con molta spontaneità e in piena emotività. Bene, allora adesso. Visto che Daniele ha rivissuto le sue emozioni di quel evento storico, di quell'antefatto, anzi, più che collega di lavoro, proprio una collega, visto che aveva denunciato la figura femminile, ecco, adesso che hai rivissuto queste tue emozioni, vai a chiedere al tuo inconscio se è soddisfatto del servizio emotivo che gli è stato reso. Allora, andiamo a
chiedere, okay. Cari inconscio, chiudi gli occhi per mantenere sempre la tua appunto concentrazione. Ecco, cari inconscio, sei soddisfatto del servizio emotivo che ti è stato dato? Vero o falso? Allora vai a chiedere. Caro inconscio, sei soddisfatto del servizio emotivo che ti è stato dato? Vero o falso? Allora, vediamo che cosa ti dice. Bene, ti dice di sì, che è stato soddisfatto. Bene, allora vai ulteriormente a completare, ecco, questo dialogo con lui, proprio, diciamo, realizzando completamente quel negoziato che era stato impostato agli inizi. Allora, caro inconscio, ecco, sei pronto ad aiutarmi a migliorare, ecco, questa efficacia comunicativa nel mio campo, appunto, anche lavorativo? Vediamo un po', vediamo, allora andiamo a chiedere, vero o falso sempre. Allora, caro inconscio, sei pronto ad aiutarmi a migliorare l'efficacia comunicativa nel campo relazionale e in particolar modo in quello lavorativo? Vero o falso? L'efficacia comunicativa nel campo professionale e lavorativo? Vero o falso? Vero o falso? Bene, vedi che è venuto avanti, ti dice di sì. Ecco, allora a questo punto possiamo dire che l'inconscio è nella migliore disposizione per rendere più serena, più fiduciosa questa comunicazione appunto di Daniele con gli altri e in particolar modo appunto con i colleghi e quindi con tutti coloro che avrà a incontrare nel suo campo professionale lavorativo. Ecco, quindi bene. Grazie a Daniele, allora, e soprattutto grazie all'inconscio.